sei innamorato o ami il cielo? Sei innamorato del cielo? E io ho risposto, io sono innamorato del cielo. E perché mi chiese? Perché chi ama purtroppo può tradire, può abbandonare il cielo. Chi è innamorato, immagino. E io spero che questo amore possa essere. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il professore Franco Galliano, presidente dell'Accademia Internazionale del Cedro. Professore, ci parli di questa accademia, qual è la sua missione? L'accademia è sorta alla fine del secolo scorso, però la sua attività l'aveva già iniziata molto prima, per cui sono più di 30 anni che l'accademia si dedica al cedro con il proposito di far conoscere il sacro agrume, questo agrume meraviglioso della Calabria, in tutto il mondo, e di farlo conoscere soprattutto per i legami che ha con la cultura ebraica. Per cui abbiamo cercato sempre di presentare di questo frutto i due aspetti, l'aspetto sacro e l'aspetto profano. L'aspetto sacro, che è utile durante la è utile e necessario durante la festa del Sukkot o delle capanne, per cui gli ebrei vengono qui ogni estate a raccoglierlo, selezionarlo e mandarlo in tutto il mondo. E poi quello profano, naturalmente, che sta avendo sempre di più una larga domanda tra i fruitori, soprattutto nel campo alimentare. Chi si aspettava, quando noi abbiamo iniziato con l'Accademia, che si potessero realizzare fettuccine al cedro, pasta al cedro in generale, oppure dei pasticcini meravigliosi in pasticceria, magari dare luogo a delle squisitezze che vengono sempre più richieste, per cui il cedro si trova in una situazione di allargare sempre di più il mercato. Noi ce la mettiamo tutto in questa, siamo in corsa per far conoscere sempre di più questo frutto e anche per creare, come dire, linee economiche che possano dare conforto all'economia del territorio. Traspare una grande passione dalle sue parole, una passione che oserei dire ha trasformato in studio, perché lei è l'autore del libro Dall'oasi del cedro con amore invisibile. Esatto, sì, ma la passione deriva da tanti motivi. Uno dei motivi è quello di essere un figlio del territorio, di aver sentito parlare del cedro fin da ragazzo, per cui il cedro, compenetrando la mia cultura di infante, ha finito per permeare anche il mio animo, la mia coscienza. Per cui mi sono proposto questo impegno qua, di fare qualcosa per questo frutto che verso la fine degli anni 60 ha trovato un brusco arresto e quasi una decadenza. Tant'è vero che quando noi parlavamo di cedro, dicevano, e soprattutto parlavamo delle possibilità che poi si sono avverate, dell'applicazione del cedro nell'alimentazione, va bene, e in altri settori, magari ci sbeffeggiavano, ridevano, ma io ho sempre sperimentato. Lei ci ha sempre creduto. Creduto. Non c'è verità che non susciti una risata. Così diceva il grande Nietzsche, no? Per cui ridevano, ma noi abbiamo avuto il coraggio di andare avanti ed oggi abbiamo questa realtà. Cibo degli dèi, affetto e identità, direi. Esatto, cibo degli dèi per la sua unicità, meravigliosità, bellezza, eccetera, ma anche delle sirene, cibo sacro delle sirene, perché pare che lo consumassero nel golfo di Policastro le sirene. Vabbè, le sirene,
ma non tutte le sirene, quelle che erano innamorate del territorio. C'è un legame profondo che esiste da sempre tra la comunità di Santa Maria del Cedro e le comunità ebraiche provenienti da tutte le parti del mondo. Questa occasione, la festa della Hanukkah, è motivo per rinsaldare i rapporti che esistono da sempre. Lo abbiamo voluto fare anche presentando quest'ultimo lavoro, questo libro scritto da Franco Galiano, curato dal Consorzio del Cedro di Calabria, che rappresenta un po' un punto di riferimento oggi per un nuovo approccio sulla cedricoltura. Diciamo che io sono molto affezionato alla Calabria e questo è uno dei, direi, 10 racconti che ho fatto su vari aspetti di questa terra. Ecco, io posso dire che ogni volta che sono venuto in Calabria poi sono partito avendo la certezza che sarei tornato a raccontare un'altra storia ancora, perché più si viene e più si scopre. Santa Maria del Cedro è una bellissima realtà, è una realtà che adesso dopo 3 anni ho visto in continua crescita, e se proprio posso dare un consiglio a Angelo Adduci e agli altri amici del Consorzio del Cedro, è quello di cominciare a parlare di questa realtà anche fuori della regione, soprattutto fuori della regione. Credo che sarebbe molto utile poter spiegare questo messaggio unico che viene da un piccolo paese della costa calabrese, che parla non solo di prosperità, non solo di agricoltura, ma anche di amicizia, di fratellanza e di grande spiritualità. Per cui, ecco, il mio augurio è questo, che se ne possa parlare non solo in Calabria, molto molto in Italia e, perché no, anche all'estero. Santa Maria del Cedro è stata una tappa di tutte queste iniziative calabresi ebraiche molto importante, perché unisce due aspetti fondamentali dell'ebraismo, della spiritualità ebraica: il significato del cedro, della bellezza del cedro vista come il frutto di bell'aspetto, quindi un atto estetico di Dio che viene manifestato. E questo ha un significato molto profondo, perché qui, soprattutto a Santa Maria del Cedro, hanno saputo mantenere quelle tradizioni pure fino adesso con coraggio, e quindi hanno avuto il pregio di fare brillare questo frutto, e oggi l'abbiamo fatto brillare anche con la festa delle luci. È una prima, un connubio tra la luce e il cedro che non può che portare bene. Altre iniziative in Calabria sono in svolgimento: a Rota Greca, paese di Angelo De Fiore, giusto tra le nazioni, a Bova Marina, una prima dopo tantissimi secoli di oblio in quella sinagoga, un atto molto importante di collaborazione con i polimuseali della Calabria, e poi ancora fra Monte di Tarsia e Nicotera Marina nella Iudecca. Diciamo che la Calabria si illumina di queste luci in questo periodo di feste, rendendola splendente con l'ospitalità propria dei calabresi. Beh, Hanukkah è una festa molto importante che ricorda un episodio antico che però viene ogni anno ripercorso, e il miracolo delle luci, perché venne trovato contro il pericolo di ellenizzazione, di assimilazione che i greci volevano fare a dispetto di tutto, venne trovata nella riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme un'ampolla con dell'olio che sembrava dovesse bastare soltanto per un giorno, invece durò 8 giorni, e sono appunto gli 8 giorni della festa di Hanukkah che si celebra appunto in questi giorni in tutto il mondo. E quindi è una festa di libertà, ma anche di riconsiderazione della propria identità, che è un'identità che non deve mai dimenticare e far venir meno le proprie radici, le proprie tradizioni.
Oggi, tra l'altro, a Santa Maria del Cedro abbiamo unito due simboli forti dell'identità ebraica, come la Hanukkia, cioè l'antico candelabro ebraico, e il cedro, che è tipico di un'altra festa, che è la festa di Sukkot, la festa delle capanne, ma sono due simboli che, apparentemente slegati, dimostrano come l'identità di un popolo è fatta anche, è riconsiderata anche attraverso dei simboli, appunto come l'etrog, il cedro, e la Hanukkia, il candelabro. Un governo regionale guidato dal presidente Occhiuto ha, dall'inizio del suo percorso, ha voluto intraprendere rapporti di grande cordialità con la comunità ebraica e con lo Stato di Israele. Questo perché noi crediamo che, per esempio, in quest'area, nell'area dell'Alto Tirreno, dove c'è questa coltivazione, la coltivazione del cedro, che è punto di riferimento, marcatore identitario per noi, ma che è punto di riferimento per la regione ebraica, credo che debba essere sempre più implementata attraverso azioni sinergiche. Occasioni come questa, confronti come questo con le comunità ebraiche, con il territorio, con le scuole, servono a far sì che ci sia maggiore consapevolezza delle potenzialità di questa terra. In fondo, se gli israeliani fossero capaci, gli ebrei fossero capaci di, o avessero la possibilità di produrre cedro come il nostro, probabilmente lo farebbero in casa. Evidentemente la nostra terra ha qualcosa in più, e allora noi dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo, credere nelle nostre risorse e crescere in consapevolezza, soprattutto da parte dei più giovani. Senza dubbio bisogna aumentare in termini di sinergia. Questa è una terra un po' disgregata, che ha bisogno di maggiori alleanze interne e ha bisogno di reperire alleati all'esterno dei suoi confini, ma soprattutto all'interno bisogna crescere in termini di coesione e di cooperazione, stare tutti più insieme. C'è spazio per tutti, siamo piccoli perché la nostra è un'agricoltura, un'agroalimentare di nicchia. Se si confronta con le capacità di produzioni di altre regioni e di altri paesi, siamo infinitesimali e microbici se siamo divisi. Quella che serve alle altre per accendere le candele, è una cosa molto bella vederle accese tutte, quindi, ma le trovate qualsiasi su YouTube, andando su Hanukkah, vedete in tutto il mondo, domenica sera vedete. L'accensione è pubblica, si fa dappertutto nelle città, adesso vedete soprattutto nelle città dove ci sono molti ebrei, in America, in Israele, ma anche a Roma, a Milano, ci sono grandi Hanukkiot, non belle come questa, ma comunque grandi. La prima, diamo all'assessore la possibilità di accendere la prima, mentre io reciterò la preghiera tradizionale. E poi da quella io accendo poi la. Verranno la seconda e la terza, mentre verranno recitate le benedizioni. Baruch atah Adonai Melech Olam Asher Kideshanu B'Mitzvah B'Tzivanu Le'Agrik Ner Shel Chanukah Baruch Atah Olam Hazeh Anerot Halalu Anu Madlikim Ala Nisim Ve'Ala Purkan Ve'Ala Gevurot Ve'Ala Reshut Le'Ishtamesh Ba'em Ela Lirodam Bilvar Kedeh Le'odot Lishmecha Shivati elecha vatirpaeni Adonai elitani mir sheol nafshi chitani mi vaever necha emata learer yoz istarta panecha iti nival elecha Adonai yekra velad shachat ayodecha afara yagit amitecha shema Adonai v'anizamercha kevod velo idon Adonai Eloai Leolam Mode Ti lechana ele shabeach Ti kombet Tzaram nabeach Adzemor beshir mizmor